Ciao ragazzi, io sono Andrea e questa è la mia New York. In questo momento siamo davanti uno dei monumenti più famosi della città di New York. Immaginatevi che questo monumento all'inizio del Novecento era e fino a metà del Novecento è stato più visitato rispetto che la Statua della Libertà. Sto parlando del mausoleo di Ulysses Grant. Chi è Ulysses Grant? Ulysses Grant è stato il 18° presidente degli Stati Uniti, è stato anche un eroe, un militare famosissimo, un eroe della guerra civile americana. Figlio di un massone, è stato spinto a una rapida carriera militare, un massone molto potente negli Stati Uniti, ha fatto sì che questo figlio diventasse un eroe di guerra e poi un uomo politico molto importante, tant'è che è stato eletto presidente per ben 2 mandati di seguito, quindi è stato presidente degli Stati Uniti per 8 anni di seguito. Questo mausoleo, il mausoleo, è la tomba nella quale vi è sepolto Ulysses Grant con la moglie Giulia Grant. Guardatelo che bello! Vedete? Ripeto, questo è stato il monumento più visitato nel Novecento, soprattutto nella prima parte del Novecento. Poi è caduto in disgrazia, è stato una trentina, una quarantina d'anni completamente dimenticato, completamente degradato. Qui era pieno di erbacce e un giovane studente della Columbia University, Frank Scaturro, in realtà era un dottorando, quindi stava facendo il dottorato alla Columbia University della quale vedete porto la felpa e il logo in questo momento. Questo Frank Scaturro, che viveva proprio qui, insomma, vicino a Riverside Park, che è la zona dove c'è il monumento di Ulysses Grant, questo Frank Scaturro dichiara origini italiane, italo-americano, studente, dottorato di storia, ha rivalutato questo personaggio e soprattutto ha cercato di rivalutare questo monumento che vedete alle mie spalle. Ha fatto sì che, insomma, si mobilitassero diversi finanziatori, compresi due ricchissimi investitori e filantropi dell'Illinois, che hanno investito tantissimi soldi per riqualificare tutta questa area. Tutta questa area che ora è, diciamo, gestita e curata dal NPS. NPS significa National Park Service, quindi in questa zona ci sono i famosi Park Rangers. I Park Rangers sono quelli dell'Orso Yogi, per capirsi, è la polizia forestale, da noi si chiama la polizia forestale. Tutta questa zona è stata riqualificata, è stata disboscata e adesso vedete quanto è elegante, quanto è curata, assomiglia, diciamo, un po' a Filadelfia per quanto riguarda l'architettura. Insomma, dichiara ispirazione massonica, assomiglia anche a Washington, vedete questa zona. Qui siamo in uno dei parchi più belli, più famosi di New York, che si chiama Riverside Park, una zona da me molto amata perché ci ho vissuto per alcune settimane, quindi lo racconto anche nel mio libro, il mio libro omonimo a questa serie che si chiama La mia New York. Riverside Park è un parco molto amato dagli americani. Dopo vi farò un episodio in diretta, faremo una passeggiata insieme proprio a Riverside Park, ve lo voglio far vedere bene, voglio dedicare un episodio a parte specifico proprio su questo parco. Intanto io voglio far vedere quello al quale mi stavo riferendo prima, vedete? General Grant National Memorial, questo è il nome del monumento. E il National Park Service che leggete qui sono praticamente i Park Rangers che hanno cura, la protezione e la gestione di questo monumento bellissimo, che ripeto per l'ennesima volta è stato il monumento più visitato dai turisti a New York nella prima parte del Novecento. Il mausoleo è chiaramente ispirato a due mausolei più famosi, dedicati a personaggi storici ovviamente più conosciuti del buon Ulysses Grant. Mi riferisco al mausoleo di Napoleone, anche lui, insomma, generale, militare di grandissimo successo, e anche lui poi è diventato, insomma, un personaggio che ha inciso molto la politica francese. L'altro mausoleo alla quale si ispira visibilmente la tomba di Ulysses Grant è quello di Adriano. Ulysses Grant è stato considerato per anni semplicemente uno dei presidenti più corrotti
degli Stati Uniti, uno dei presidenti più corrotti degli Stati Uniti, un alcolizzato, del resto non è di certo l'unico, perché si narra proprio nella storia, nella storiografia americana, che molti presidenti americani avessero, diciamo, il vizio di bere, tant'è che qua negli Stati Uniti hanno fatto una bellissima serie che si chiama proprio, tradotto in italiano, si chiama proprio La storia degli Stati Uniti dal punto di vista degli alcolizzati, insomma raccontano proprio il rapporto storico che si ha con l'alcol e l'alcolismo qua negli Stati Uniti. Quindi Ulysses Grant, 8 anni di mandato, un presidente che non ha lasciato particolarmente il segno, per anni è stato definito semplicemente il più corrotto, un alcolizzato, insomma una persona che non ha avuto nessuna rilevanza nella storia americana. Poi la storiografia più recente, la storiografia americana, e tanti storici che studiano la storia americana hanno ripensato un po' all'operato di Ulysses Grant, l'hanno un po' salvato da questa nomea dell'essere corrotto e essere alcolizzato, e hanno analizzato il fatto che Ulysses Grant è stato il primo presidente della storia americana ad aver fatto qualcosa contro il Ku Klux Klan, KKK, le 3K che simboleggiano questa setta, una setta molto potente che tuttora esiste negli Stati Uniti, una setta razzista e di suprematisti bianchi. Quello che vi voglio far capire è che per persone del Ku Klux Klan, che ripeto tuttora esistono qua negli Stati Uniti, anch'io che sembro arabo non sono veramente bianco. Una cosa simpatica che si dice degli italiani: noi italiani non siamo neri, we are not black, ma non siamo nemmeno bianchi. Ricordiamoci che da poco c'è stato il Columbus Day, la festa degli italoamericani, ricordiamoci che noi italiani siamo stati vittime di linciaggi nella seconda metà del Novecento, a New Orleans sono stati uccisi diversi italiani, quindi anche noi italiani qua in America abbiamo subito il razzismo. Quindi per uno del Ku Klux Klan, anch'io insomma che sono uno straniero, che non sono un non americano e sono bianco, sì, ma in realtà sembro arabo per via della mia carnagione olivastra, anch'io sarei perseguibile. Ricordo che il Ku Klux Klan tuttora esiste in alcuni stati del Midwest. Il primo presidente ad aver fatto qualcosa contro di loro è stato proprio il buon Ulysses Grant, influenzato anche dal padre illuminato, padre massone. Di conseguenza Ulysses Grant è stato anche il primo ad aver fatto qualcosa per i diritti degli afroamericani. Ricordiamo che stiamo parlando del XIX secolo, quindi insomma gli afroamericani non avevano una vita facile in questo paese. Quindi di conseguenza Ulysses Grant ora è stato considerato il primo presidente a favore degli afroamericani, quindi è molto amato dalla storiografia attuale. Il grande Frank Caturro della Columbia University ha raccolto diversi milioni di dollari per via di questa sua passione, di questo suo sogno di ristrutturare un'area completamente degradata, quindi ha fatto un favore alla città di New York, visto che ha regalato di nuovo questo bellissimo monumento che adesso vi faccio vedere. Intanto ragazzi, vi ricordo che questa è la mia New York, una serie di documentari, mini documentari fatti con delle dirette su Facebook. Ognuno di questi episodi poi corrisponderà ad un capitolo del mio romanzo, che è una guida romanzata su New York City. Diciamo che la guida è molto più approfondita, ci sono fotografie, ci sono tante informazioni, tanti aneddoti, tante storie private che raccontano delle storie interessanti vissute nella mia esperienza di vita qua a New York. Vedete la bandiera americana che troneggia su questo cielo così azzurro. La bellezza di New York è che, nonostante sia super trafficata, il cielo è sempre, vedete, limpido e completamente azzurro. Allora, un saluto a tutte le persone che stanno guardando questo episodio della mia New York: ad Elena, a Ranieri Gallopesti, a Gianni, a Maria Lezza, a Michele, a Roberto, grande fan che vede tutti gli episodi, Daniele è un altro mio fan, a Marco, a Lu, a Patrizia, a Vincenzo, a Corrado che non se ne perde una, Quentin, Gianmarco, anche
lui, tutti i fan affezionati, vi ringrazio ragazzi, vi ricordo che se amate questo format, se amate questa idea di raccontare New York non solo nel suo aspetto superficiale, ma raccontare la storia e le storie di New York, vi prego di condividere questi video, farli girare ai vostri amici. Se siete persone che state vedendo per la prima volta un episodio della mia New York, vi ricordo che la mia New York e gli episodi precedenti li potete trovare sul mio canale YouTube Andrea Careri. Potete fare il subscription e iscrivervi al mio canale YouTube, così riuscirete a vedere anche i prossimi episodi qualora l'ora nei quali li girerò sia troppo tardi da voi in Italia. Insomma, qui c'è il fuso orario, quindi molto spesso mi trovo a girare degli episodi quando in Italia ormai già è notte. Quindi se volete recuperare sia gli episodi passati o essere tenuti al corrente degli episodi futuri, iscrivetevi sul mio canale YouTube Andrea Careri. La mia New York è la prima docu-series in Italia su Facebook, quindi è un progetto sperimentale. Ragazzi, se vi piace, lo amate, aiutate il progetto, diffondete gli episodi su YouTube, mandateli ai vostri amici, parlate del progetto, mandate i video già girati, gli episodi già girati ad almeno una decina dei vostri amici. Se ognuno lo fa, possiamo continuare il progetto, possiamo farlo esplodere, continuarlo a far crescere. Questa zona, ripeto, si chiama Riverside Park, un parco molto bello, molto amato da newyorkesi che lo preferiscono al più famoso Central Park, e poi dista in realtà solamente una mezz'ora a piedi da qui, quindi è molto vicino, sono due parchi attaccati, due parchi molto vicini, però i newyorkesi preferiscono questo parco per vari motivi. Nel prossimo episodio farò una passeggiata insieme a voi in questo parco bellissimo, farò vedere la pista ciclabile, farò vedere il fiume Hudson, che è uno dei due fiumi che circonda Manhattan, che sta proprio sulla mia destra in questo momento, nella parte ovest di Manhattan, fiume Hudson che si affaccia sull'altro stato che si chiama New Jersey. Davanti a me c'è questa chiesa, Riverside Church. Anche questa chiesa è fatta da architetti della massoneria americana che citano architetti della massoneria francese e di conseguenza citano opere architettoniche francesi. Vedete, sembra Notre Dame de Paris, una brutta copia, ma dal punto di vista estetico, almeno l'esterno, ricorda vagamente la bellissima cattedrale gotica di Parigi, Notre Dame de Paris. È comunque stata una chiara citazione a Notre Dame de Paris. Questa è una chiesa molto importante del quartiere, si chiama Riverside Church, ovvero la chiesa proprio di Riverside. Ricordo che Riverside in realtà fa parte dell'Upper West Side, ma è un'altra zona, diciamo che fa sempre parte dell'Upper West Side, ma gli abitanti che vivono in quest'area dicono semplicemente che vivono a Riverside. Qui siamo a confine tra Upper West Side ed Harlem, in poche parole, stiamo andando verso Washington Heights, che è un altro quartiere molto bello, un quartiere nel quale dedicherò un video e un episodio, perché è un quartiere nel quale ho vissuto molti anni. Un saluto anche a Nicoletta, a Giuseppe, a Leonora. Benvenuti a questo episodio della mia New York. Guardate che cielo, guardate anche l'autunno newyorkese. Questo è stato il monumento più amato, simbolo addirittura di New York, più che la stessa Statua della Libertà. Statua della Libertà, sempre per tornare nel tema degli architetti francesi, che è stata proprio, non so se lo sapete, ma è stata proprio creata da uno scultore e un architetto francese. È stato un regalo della Francia alla neonata America, Stati Uniti d'America. Questa è la tomba di Ulysses Grant, 18° presidente degli Stati Uniti, figlio di uno dei massoni più potenti e illuminati della massoneria americana, grande generale che ha avuto, diciamo, onore durante la guerra civile, poi divenuto presidente, 8 anni di presidenza, 2 mandati di seguito, rimasto nella storia per la sua corruzione, ma ora, diciamo, riabilitato in quanto il primo presidente che ha fatto qualcosa a favore degli afroamericani. Forse anche non è un caso che abbia scelto di
dormire per sempre, di essere sepolto proprio a pochi passi dal quartiere che ha cambiato la storia degli afroamericani qua negli Stati Uniti. Sto parlando di Harlem. Harlem sta, diciamo, a pochi passi da qui, all'incirca a un 20-25 minuti a piedi alla mia destra. Questa è la mia New York, ragazzi. Vi invito a guardare gli episodi precedenti sul mio canale YouTube, e se vi perdete i prossimi episodi, appunto, vi conviene iscrivervi al mio canale YouTube Andrea Careri per vedere tutti gli episodi di questa docu series, la prima docu series di lingua italiana su Facebook, che racconta New York, posti più conosciuti, meno conosciuti, strade, quartieri, locali, ristoranti, monumenti, parchi che hanno lasciato un ricordo, un segno nella mia memoria, un segno nella mia esperienza di vita a New York. Se volete sapere quando uscirà il libro, rimanete connessi sul mio Facebook, vi farò sapere quando uscirà il libro omonimo, libro nel quale racconterò molte più storie personali, racconterò cose che qui in diretta non posso nemmeno raccontare. E insomma, oltre a questo darò molte più informazioni, parlerò anche di quartieri che non riuscirò per motivi logistici a immortalare nei video. Quindi insomma, se volete conoscere ancora più a fondo New York, ragazzi, il libro è la strada giusta, la mia New York. Un saluto, ci vediamo fra poco, per quelli ancora svegli, per quelli che vogliono seguire e vivere con me New York in questo momento, faremo una passeggiata insieme a Riverside Park, e vi racconterò un po' di storie. Ciao ragazzi, un saluto da Ulysses Grant National Memorial.